Il 25 luglio, in realtà il 26 poi a Terni è avvenuto, perché la notizia della commozione si è presa la sera, no? Il 26 mattina c'è stato appunto, riuniti molti compagni, molti antifascisti, e poi insomma anche popolo che non era qualificato, e sono state saliti diciamo, le sedi sindacali. E, dalla finestra carteggi, cose così al comune, manifestazioni varie di protesta in parecchie parti della città. La sera poi ci siamo dati appuntamento per fare una manifestazione più organizzata, a piazza l'attuale Piazza del Popolo, allora la Piazza Vittorio Emanuele, in questo corteo che si spostava per andare verso la sede del fascio che stava in via Cavour. Quando abbiamo attraversato la piazza c'era schierata davanti a via Cavour, c'era l'esercito e l'esercito ha sparato in aria per non farci passare. C'è stato un po' di proteste, di colluttazioni, di spinte, ma è finita lì. Non saprei perché non c'ero proprio in città. Non so, da me per esempio a Marmara avvenne questo, quella sera un mio fratello che tornava dalla acciaierie da sull'alture, sopra la Madonnella, diciamo noi, sopra lo stabilimento di Papegno, videro che attorno alla cintura delle montagne di Terni c'erano tutti quanti i falò accesi. Allora mio fratello dice: ma che è successo? Perché io capii subito, si vede che hanno firmato l'armistizio. Allora anche io tentai, accesi un falò davanti a casa mia. Poi ci furono i carabinieri che vennero per farmelo spegnere. Un compagno che diceva sono stato io per salvare a me, io che mi presentai, no, sono stato io, questi mi trascinano verso la caserma. A un certo momento la popolazione gli diede addosso una ventina, 30 persone, sulla porta della caserma, il brigadiere me lasciò e scappò. Sì, beh, io credo che sia resistenza, una grande parte sia resistenza. Ma insomma, al di là della, diciamo, della resistenza, c'è un modo di difendersi da questa onda di morte che è la guerra, una guerra che attraversa l'Italia, una guerra che è fatta di bombardamenti aerei alle città. Voi pensate, Terni quasi distrutta, Foligno quasi distrutta. E oggi voi non vedete più le cicatrici delle ferite, ma erano ferite gravi, centinaia di morti. Terni aveva migliaia di morti, Foligno aveva centinaia di morti. Convertere un bombardamento ha distrutto un quartiere. E così poi bombe sono cadute a Perugia, a Città di Castello, in altre parti, soprattutto dove erano nomi ferroviari. Bombardamenti, la gente è rimasta molto sorpresa perché non si l'aspettava. Erano convinti che Terni, essendo in una conca circondata da montagne, era molto difficile che fosse stata bombardata. Infatti fu una sorpresa grande, insomma, no? Vedere le fortezze volanti bombardare Terni e ci furono qualche centinaio di morti. La gente ha cercato subito rifugio fuori dalla città, ha incominciato a sfollare, a portare via le masserizie con carrettini, con qualunque cosa, biciclette, con i carretti, con le bestie, quello che poteva fare, insomma. E dove si rifugiava? Invece dei rifugi, prima di tutto i rifugi sottoterra li facevano a 5-6 metri di profondità. Mentre io avevo letto su una rivista tedesca che in Germania i rifugi si facevano almeno a 12 metri di profondità per poter resistere almeno alle bombe di 250 kg. Io mi imposi e andai dal prefetto e al Genio Civile, dall'amico morto che era allora direttore del Genio Civile, Caruso, l'ingegner Caruso, dice: ma non facciamo questi rifugi. E dice: beh, che dobbiamo fare? Non abbiamo i soldi, fra l'altro dobbiamo fare delle trincee antischegge. E intorno lì all'ospedale vecchio, vecchissimo, perché poi l'altro ospedale vecchio è stato un altro punto che adesso gli dirò, a Piazza Clay avevano fatto delle trincee con delle coperture così. E dove c'erano le trincee, cioè, fu un massacro, perché il primo bombardamento di Terni, l'11 agosto del 1943, ci furono quasi 2.000 morti. Anche Perugia ebbe la sua parte, dopo l'8 settembre però. Avemmo l'illusione dell'armistizio e invece rimanemmo in mano ai tedeschi in terra.
e in cielo vedevamo quasi ogni giorno passare grandi formazioni di aerei da bombardamento scortati da aerei da caccia. Le sirene suonavano in città per invitarci ad andare nei rifugi e noi andavamo, ma spesso, specie se era notte, se l'allarme suonava di notte, si rimaneva in casa. Addirittura si andava a dormire tranquilli, perché tanto dopo smette l'allarme e non succede niente. Invece una notte di gennaio del 44 mi trovavo con la mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, in casa, in via Pellas. Era suonato l'allarme da un po' di tempo, ma non si sentivano aerei, non c'era passaggio di aerei. Mio fratello ed io eravamo pronti per andare a letto, avevamo già salutato i genitori, quando sentimmo che si avvicinava il rumore di un aereo. Si avvicinava e volava anche molto basso. Pensavamo che fosse uno dei soliti aerei che vedevamo tutti i giorni, che erano a Sant'Egidio oppure all'aeroporto di Foligno. Arrivavano questi aerei, passavano. E allora però, incuriositi, io e mio fratello ci affacciammo alla finestra della sala da pranzo, che però aveva un bel muricciolo alto, e ci affacciammo, aprimmo la finestra per vedere questo aereo che si avvicinava, se vedeva la sagoma di questo aereo, piuttosto basso. Ma all'improvviso sentimmo prima dei fischi laceranti, non immaginate il rumore che fanno le bombe quando cadono, un fischio lacerante, poi uno scoppio tremendo, ma tremendo, e dei lampi viola che arrivavano fino al cielo. Ci ritrovammo accucciati dietro il davanzale con le ginocchia tagliuzzate dai vetri e soffocati dall'odore acre della polvere. Sente quell'odore della polvere da sparo che affoga. E poi affogati dai calcinacci, la testa piena di calci, piena di... senza capire che cosa era successo. C'erano i bombardamenti, per esempio Foligno ebbe un grosso bombardamento, e io ero presente a quel bombardamento proprio perché fui mandato dal partito, così non so, l'aeroporto di Sant'Egidio, Ponte San Giovanni in parte, mentre fu colpita duramente Terni, molto di più, ed era naturale. Però dicevo, questi fatti, questa guerra, insomma, la sera c'era l'allarme. Successe il finimondo perché Perugia non era abituata ai bombardamenti e allora per noi fu così. Eravamo noi abituati a vari bombardamenti perché ci siamo trovati a Ponte San Giovanni in un bombardamento spaventoso e perché io sono andata a Foligno in bicicletta per cercare di trovare i miei e non riconoscevo nemmeno la strada dove abitavo, la mia casa completamente distrutta e così via. Posso dire che qui il passaggio del fronte, non la guerra vera e propria, è iniziato il 10 giugno del 1944, quando le avanguardie delle truppe tedesche, che erano in ritirata, sono arrivate proprio qui a Capocavallo Alto, non accedendo dalla strada principale, diciamo, ma da una strada secondaria del monte, di Monte Malbe, che praticamente viene dal Colle della Trinità. Alla notte abbiamo incominciato a sentire raffiche di mitragliatrice e hanno messo intorno a casa mia, intorno a casa nostra giù, c'erano due postazioni di mitragliatrici, con due mitragliatrici per ogni postazione. Tutta la notte sparavano, sparavano in continuazione, sentivano queste mitragliatrici che cantavano. Noi bambini eravamo quasi, vivevamo lo spettacolo, però... gli adulti invece erano molto preoccupati. Qui ci fu, il fronte fu tremendo perché, ripeto, ci stette parecchi giorni. E io che non avevo avuto mai paura, non avevo paura. E quando arrivarono gli aerei, perché non riuscivano a sloggiare i tedeschi, arrivarono una sera gli aerei, cominciarono a bombardare. Dicevano gli adulti che si intendevano che lanciavano gli spezzoni, non era, infatti le bombe e le buche non le avevano fatte, si vede che erano bombe che esplodevano appena cadevano senza penetrare.
E quella sera ricordo che casa mia, quando cadevano le bombe, tremavano le porte, tremava casa, e quella sera avevamo tutti tanta paura, compreso io che... Andavamo a prendere il grano plammasso laggiù alla pieve del vescovo, che c'era il grano, lo davano così a razione, no? Io mi ricordo tre o quattro giorni prima del mitragliamento qui che ho raccontato, andammo giù alla pieve, verso le due si sente un boato, io abitavo su al centro, sente un boato proprio boom, dice che è successo? E dopo andammo a vedere, si vede che avevano visto questo movimento di gente, no? E avevano pensato se era un civile o se era un tedesco, e sganciarono due bombe, una proprio vicino dove hanno acceso il Por Vittorio Berioli, no? Era addirittura una bomba da 500 kg, perché la buca era grande, dicevano una bomba da 500 kg. Entrò un tedesco che piangeva, e raccontò che gli era morto padre, madre, moglie e tre figli sotto i bombardamenti, e cominciò a dire: qui seconda Cassino, qui seconda Cassino. Dice: morire anch'io, seconda Cassino. E fioccavano bombe che non avete l'idea, le bombe che cadevano.